Buongiorno, agitation time. Ecco qua Tommy, mi avete chiesto in tante di lui. Sta un po' meglio, sembra stare un po' meglio. Io mi sto preparando, mi sono fatta la piega, ci ho provato, ancora devo sistemare, devo passare la piastra per il grande evento, perché oggi è il giorno dell'incontro. Quindi sto così, sto molto scialla in casa, sto cucinando, è mezzogiorno, quasi mezzogiorno, adesso cucino, poi mi sistemo e si va. Allora, mi sono sistemata, sono pronta, abbiamo mangiato, ci stiamo sistemando, insomma, stiamo per partire. Ed è da stamattina, davvero, non so se ridere o piangere, ragazze, è una sfiga dopo l'altra. A parte, non so se vedete, il labbro un pochino gonfio da questa parte qui, perché ieri ho preso una botta, si è gonfiato e dentro praticamente mi fa un male cane, quindi vabbè, avevamo cominciato già da ieri. Poi, stamattina mi sono svegliata, bella ciao, no, stamattina mi sono svegliata. Praticamente mi sono fatta la piega, si è rotta la piastra, Ninni ha la febbre, stanotte ha avuto la febbre, poverino, quindi viene proprio, si immola a mo' di veramente un'immolazione per la causa, poverino, e quindi non sta benissimo. Poi mi sono svegliata, mi sono fatta la doccia, mi sono fatta i capelli, dovevo piastrare i capelli e la piastra, la mia fedele piastra che ha funzionato sempre da anni e anni, si è rotta, quindi ho preso un'altra piastra, per fortuna che però non ha la stessa efficacia di quella. E adesso dovevo fare, diciamo, l'ultima sistemata ai capelli e se n'è andata la luce, non c'è più energia elettrica in casa, quindi non posso fare un cavolo, perciò ragazze vengo così alla volemo se bene. Tra poco partiamo. Allora, si parte, fa un caldo assurdo, non sapevo come vestirmi, infatti fa molto caldo. Comunque adesso andiamo e che sarà. Sembra tranne che autunno, fa veramente un caldo esagerato. Avrei potuto mettere le scarpe aperte, una canotta e un paio di jeans. Sarebbe autunno però. Quando scatta il semaforo, quando scatta il verde per attraversare, siamo arrivati a Reggio. Un caldo durante il viaggio veramente indescrivibile, ragazzi, da perdere la pazienza, cioè è una cosa assurda, davvero. Una dice vabbè, autunno, però in realtà è estate, si potrebbe andare a mare, potevamo fare l'incontro al mare. È verde, si va. Adesso bisogna trovare parcheggio, poi scendo e cerco di raccapezzarmi, di capire dove devo andare. Eccoci qua, Lungomare di Reggio, Reggio Calabria. Adesso cerchiamo di parcheggiare. Cerchiamo di trovare un parcheggio, ragazze. È un po' deserta la situation. Effettivamente non mi sono regolata, perché avrei dovuto farlo dentro un centro commerciale, non mi sono regolata per niente. Poi veramente fa caldo, ci sono camper, ancora la gente va al mare. Prenderanno per pazza forse per come sono vestita, ma oggi veramente è una giornata da mare. E questo è quello che denunzio, che amo il chilometro più bello d'Italia. Adesso non si può vedere, adesso qui non si può vedere, ma poi ve lo faccio vedere se ci riesco. Siamo scesi, adesso stiamo andando sul corso, se riesco a camminare mentre riprendo, cosa che mi sembra inverosimile, dato che comunque è pieno di scalini. Stiamo andando sul corso. Cioè, sono sul tapirulan, mi sto portando verso il corso, sul corso. È una cosa fighissima, perché mi sono messa qua tranquilla, ferma. Un ottimo rimedio anche per i tacchi, quindi io sto arrivando, vediamo chi c'è.
Allora, ci stiamo riunendo, olè, sono spagnola oggi per l'occasione, ci stiamo riunendo, siamo qua davanti a Kiko, stiamo aspettando nel caso in cui arrivi qualche altra ragazza. Eccole qua, ve le faccio vedere, le mie ragazze. Ciao ciao, salutate ragazze, su, ammazza, devo avere veramente una faccia tosta, io comunque me ne rendo conto di fronte a queste cose. Qui c'è Ninni, poverino, malatino, con la sua super pazienza. Adesso aspettiamo e assaltiamo un paio di negozi. Adesso mi sono fatta una specie di lista per vedere dove possiamo andare, quello che c'è, quello che non c'è. Stiamo aspettando che apre qualcuno e cominciamo. Adesso entriamo da Kiko, per esempio, ragazze, ci vediamo dopo. Allora ragazzi, stiamo uscendo da Kiko. Sì, abbiamo fatto un po' di casino, ragazze. Quello che ci contraddistingue di fronte ai banchi di cosmetici. E adesso andiamo verso Tezenis. Mi faccio guidare delle ragazze indigene. Ecco, quindi loro mi portano così nel vascello dei desideri. Adesso andiamo a vedere cosa ci offre questo corso di Reggio, ragazzi. Le ragazze si vergognano, non posso riprendere tutte, quindi ragazze mi rendo sempre più conto di avere una faccia di bronzo perché sono l'unica a camminare in mezzo del corso con questa videocamera puntata in faccia. Le ragazze se ne sono andate, la maggior parte, quindi siamo rimasti in pochi. Adesso con le ultime, le temerarie, eccole qua, irriducibili. E adesso fino a un pezzo di strada, facciamo un pezzo di strada insieme e poi ci dividiamo, le nostre strade si dividono. Comunque è stato un pomeriggio bellissimo, vero ragazze? Bellissimo. Almeno per me è stato bellissimo, sono state veramente dolcissime loro e davvero bello, sono cose belle. E niente, adesso vediamo un pochino cosa fare. Io avrei voglia di un bicchiere d'acqua perlomeno, perché sto morendo di sete. Vuoi d'acqua? Vuoi prendere le bottiglie d'acqua? Io no, grazie. Sì. E quindi niente, ci vediamo dopo. Eccoci qua, io non me l'aspettavo ragazzi, è stata una cosa veramente bella emozionante. Io devo essere sincera, adesso mi sta anche scendendo un po' il nervosismo post evento, perché comunque sono sempre cose a cui ti chiedi e non sai, su cui ti chiedi, ti interroghi, non sai come andrà, come non andrà, se qualcuno verrà, insomma, però è sempre bello davvero. Poi vorrei ringraziare tutte le ragazze che hanno fatto il possibile davvero per venire, sono arrivate in ritardo, alcune altre mi hanno scritto adesso, mentre io stavo andando via, mi hanno scritto che stavano per arrivare, però non ho potuto aspettare davvero, quindi mi dispiace, se vedete questo video, quindi vi chiedo scusa anche qua, ma non ho potuto davvero aspettare. È stato un pomeriggio davvero carino, le ragazze veramente... Sembrava di conoscersi da una vita, è veramente una cosa inspiegabile. Quindi sono contenta davvero. Queste sono le cose belle davvero di YouTube. Allora, considerazioni post sguacciamenti vari. La nuova collezione di Kiko, veramente buh. Praticamente mi è piaciuto solo un ombretto, li ho sgocciati ed erano insomma non convincenti assolutamente, prezzi esorbitanti, cioè una cosa assurda, cioè con questi prezzi vado a comprare MAC, sinceramente. Quindi
ridimensionati. La cosa più bella, lo dicevamo con una ragazza, che mi ha detto guarda che bella questa, cioè pensavo fosse serio, ho guardato, l'illuminante era l'illuminante a prisma, praticamente fatto tutto a prisma, insomma, avete capito, cioè assolutamente trasparente, invisibile, sembrava veramente evanescente. La batteria si sta scaricando, quindi volevo più o meno dirvi le impressioni su questo, quello che ho visto è questo. Un'altra cosa invece che volevo assolutamente prendere sono, e non ho avuto modo di prenderle, però queste le avevo viste in foto, volevo andare a prenderle lì sul posto, però abbiamo dovuto tornare perché si era fatto tardi, sono le tinte labbra, le nuove tinte labbra di Wycon. Wycon sì che ha fatto una collezione degna di rilievo e di nota, tra l'altro con prezzi diciamo più accessibili e effettivamente low cost. Un chicco, una delusione totale. L'unica cosa carina era il pennellino, il kabuki con la confezione, ma sinceramente mi pare 18 euro se ben ricordo, assolutamente no, proprio no. Quindi questo, poi il resto lo vedrete nell'haul di acquisti, vedrete cosa ho comprato e le cose che ho preso. Eccomi a casa, ho messo il pigiama, la scheda video è veramente piena, quindi vi saluto e ci vediamo alla prossima. Vi lascio le foto dell'incontro, ve le metto alla fine del video. Grazie a tutti ancora.